serie di altri problemi. Quindi pandemia non è ancora finita, la guerra in corso, i rincari generalizzati, perché non ho sentito parlare di riduzione dei prezzi ad ante guerra, perché siamo partiti da 22, se ho capito bene, siamo andati a 160, poi siamo ritornati a 88, eccetera, eccetera, però non ho sentito chiaramente i prezzi di prima. L'inflazione che viaggia verso il 6-8, quindi il 7%, non dimentichiamo anche la siccità, anche se oggi siamo stati in qualche modo beneficiati da tanta acqua, forse venuta da qualche parte un po' spropositamente, però qualcosa è comunque caduto, e quindi la siccità che crea enormi problemi a tutti, ma soprattutto all'agroalimentare. I tanti nostri problemi strutturali interni irrisolti. E pensare che un anno fa ci sembrava che l'unico gigantesco problema fosse un virus, sconfitto il quale il paese sarebbe ripartito alla grande, e sarebbe stato così in effetti. Ma nonostante tutto questo, dobbiamo anche dire, la ripartenza c'è stata ed è reale. Le imprese lavorano, il turismo ha rialzato la testa, forse il commercio fa un po' più fatica, però dalla nostra parte ha resistito, continua comunque a resistere. La nostra associazione, come sapete, oltre a rappresentare i comparti economici, lavora per creare nel territorio le migliori condizioni affinché le imprese possano correttamente operare e trovare le giuste soddisfazioni economiche.